Buonasera ai telespettatori di Rete 8, benvenuti all'ultimo degli appuntamenti con le tribune elettorali in collaborazione con il quotidiano Il Centro per i ballottaggi che si terranno domenica e lunedì in 5 città abruzzesi, quelle che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Sono tutte e 5 quelle in cui c'era questa eventualità e in cui questa eventualità si è verificata. Abbiamo sentito nei giorni scorsi i candidati sindaci delle altre città. Questa sera la chiusura, laddove abbiamo iniziato questo nostro percorso di comunicazione elettorale per le amministrative, vale a dire a Lanciano. Siamo nel cinema maestoso, siamo con i due candidati, uno dei quali diventerà il sindaco di Lanciano, e siamo con il collega del quotidiano Il Centro, Rossano Orlando, che saluto e ringrazio ancora per la collaborazione. Buonasera. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. I due candidati, beh, li conoscete, sono Filippo Paolini, buonasera. Sindaco per tanti anni in passato della città, che ha sfiorato anche la vittoria al primo turno, il candidato del centro-sinistra Leo Marongio. Buonasera Carmine, buonasera Rossano, buonasera a tutti. Già presidente del Consiglio Comunale uscente, candidato del centro-sinistra, insomma saranno loro a sfidarsi all'ultimo voto in questa doppia giornata di elezioni, al termine della quale, vi ricordiamo, lunedì saremo nuovamente in diretta per i risultati a partire dalle ore 14:50 circa, poi a oltranza fino a che, ma questa volta si farà davvero prima, non si conosceranno i 5 nuovi sindaci d'Abruzzo. Ho parlato già tanto nell'introdurre, voglio far fare una piccola introduzione anche a Rossano Orlando, come di consueto, mio compagno di viaggi. Si chiude questa campagna elettorale in Abruzzo stasera davvero. Più che su Lanciano vorrei da te un giudizio generale sulla partecipazione dei cittadini e dei candidati a questa prova di democrazia, che comunque è il momento in cui si scelgono sindaci e consigli comunali. Dal tuo osservatorio di giornalista e naturalmente in particolare con le attenzioni rivolte alla provincia di Chieti, Rossano. Sì, sicuramente, come dici tu direttore, è una grande prova di democrazia, diciamo rappresentata poi in uno spaccato importante della nostra regione, perché queste città chiamate al voto hanno la loro importanza, rappresentano poi anche un tessuto diciamo sociale, economico interessante, quindi diciamo sono la fotografia di una realtà non indifferente e che anche noi come giornale abbiamo voluto seguire in modo diciamo particolare. È ovvio che l'attesa è tanta e rispetto al primo turno adesso dipenderà dai candidati a sindaco riuscire a recuperare e a portare alle urne quella fetta di elettorato che magari non si è espressa nella prima tornata elettorale. E io penso che questa volta con il voto sulla persona probabilmente alle urne riusciranno a portare qualche persona in più, qualche elettore in più. Bene, questo è un pronostico interessante, perché solitamente gli elettori scendono rispetto al primo turno nel ballottaggio, e proprio su questo io vorrei fare la mia prima e unica domanda, poi sarà Rossano a fare tutte le altre, ai due candidati nell'ordine di sorteggio delle risposte. Ecco, che idea vi siete fatti strategicamente di queste due settimane rispetto agli obiettivi da cogliere in questo ballottaggio? Secondo voi si è aperta una partita diversa oppure si tratta soprattutto di lavorare all'interno della propria coalizione per rimotivare i propri elettori? Filippo Paolini. Beh, è chiaro che la partita è diversa, il ballottaggio è uno scontro incontro totalmente nuovo, e non è mai una somma algebrica dei voti presi al primo turno, almeno io ci sono già passato, quindi parlo anche per questo e per esperienza. Per cui secondo me si riparte da zero, è chiaro che tutti quanti noi, penso anche Marongio, abbia ricontattato tutti i candidati, anche quelli che rimangono delusi per le poche preferenze, però è evidente che bisogna ricominciare da capo e riavvicinare non solo i candidati ma anche tutti i cittadini. Leo Marongio. Sì, è una partita completamente diversa, il ballottaggio è una partita a sé, noi veniamo dagli ultimi due ballottaggi nella città di Lanciano dove il voto ha stravolto le indicazioni del primo turno,
Ricordo nel 2011 era avanti Bozza e poi stravinse Mario Pupillo, erano avanti Enrico D'Amico e Tonia Paolucci, che poi fecero l'apparentamento nel 2016 con 3.000 voti in più rispetto a Mario Pupillo, e si stravinsero anche quelle elezioni. Questa è una partita completamente diversa, servirà sicuramente motivare i propri elettori a tornare a votare, ma anche cercare di convincere un pezzo dell'elettorato, anche del campo avverso, visto che si staccano nel ballottaggio le preferenze, non c'è più il traino dei consiglieri comunali, il voto è sicuramente più libero, non ci sono più relazioni amicali, parentali, non ci sono più relazioni clientelari, è un voto uno a uno. Ossia i cittadini lancianesi saranno chiamati a scegliere esclusivamente il proprio sindaco, anche senza condizionamenti dei partiti. Quindi sì, è una partita completamente diversa. Allora, andiamo alle domande di Rossano Orlando. Vi ricordo, avete sempre 2 minuti a vostra disposizione, sentirete il solito cicalino, ma potrete ovviamente continuare il discorso che avevate avviato. Sì, io resterei in questa questione tirata fuori dal direttore Perantuono sul ballottaggio, e vi chiedo questo perché siete comunque candidati di esperienza e hanno un loro vissuto politico e amministrativo anche importante. Non avete la sfera di cristallo sicuramente, ma vi chiedo come si vince un ballottaggio, cioè basta riproporre il programma che avete proposto agli elettori fino a 15 giorni fa, oppure quella è già una cosa assodata e quindi bisogna utilizzare altri strumenti, altre armi per riuscire ad imporsi come sindaco di questa città? Filippo Paolini. Ma l'esperienza mi porta a dire che bisogna rimanere se stessi. Io sono stato in passato contrario agli apparentamenti, lo sono anche in questa fase qua. Ho detto agli amici prima di costruire la nostra squadra che gli accordi andavano fatti prima, non dopo. Secondo me il cittadino che va al voto vede gli apparentamenti come un compromesso, perché alla fine sono sempre un compromesso. E normalmente è un compromesso al ribasso ma mai al rialzo, per cui è evidente che bisogna rimanere se stessi, continuare la linea che si è assunta dall'inizio sul programma, sulle idee, sui progetti, sul modo di essere, perché è inutile stravolgere se stessi in una seconda fase della campagna elettorale quando poi la gente capisce che non sei più naturale, devi rimanere te stesso con le tue idee e il tuo modo di essere. Leo Marongiu. Dicevo prima, è una gara diversa anche perché nel primo turno probabilmente la gente è più interessata a vedere i candidati consiglieri comunali che vengono, che contattano, che chiamano, che incidono, mentre nel ballottaggio vengono fuori le proposte dei candidati a sindaco. Viene fuori ancora di più la proposta programmatica, l'idea di futuro, l'idea di prospettiva. E in questo contesto ovviamente gioca molto il valore motivazionale. Ossia chi è più motivato a tornare a votare vince. E in questo contesto io ho voluto ampliare la base elettorale, sono molto contento dell'accordo che abbiamo fatto sui punti programmatici della città con il Movimento 5 Stelle, perché si è abbassata l'affluenza alle urne e quindi è responsabilità di tutti cercare di ampliare la base elettorale, cercare di far condividere il progetto a più partiti, più coalizioni, a più sensibilità possibili, proprio perché bisogna il giorno dopo delle elezioni essere sindaco di tutti. E quindi sì, è una partita esclusivamente motivazionale. Chi ha più motivazioni, chi riesce a far incidere di più sulla proposta programmatica, vince il ballottaggio. Rossano, un'altra domanda. Sì, come giudicate il clima di questa campagna elettorale, sia di quella che vi ha portati al primo turno e sia quella che ha caratterizzato i 15 giorni di ballottaggio? Negli ultimi giorni abbiamo assistito diciamo ad una sorta di deriva da parte dei social, si è perso un po' il senso della misura, e questo sicuramente non depone in favore anche di una città che è sempre stata culturalmente elevata, una città che è stata punto di riferimento per tante altre città e cittadini anche della nostra regione. Com'è andata effettivamente? Filippo Paolini. Ma una campagna elettorale che a me non è piaciuta per niente. Accuse sterili, pregiudizi nei confronti della persona,
il sottoscritto che un altro po' diventa terrorista, foto messe in giro senza senso, accuse fuori luogo. Sono stato accusato che se vinco tolgo le case parcheggio, se vinco tolgo il reddito di cittadinanza, se vinco Paolini che sa che rivoluzione fa. Io non faccio mai la vittima nella mia vita, non l'ho mai fatta, però una campagna elettorale basata non sulle idee e i progetti, ma basata esclusivamente sulle accuse e sulle denigrazioni nei confronti del candidato sindaco, perché è vecchio, perché forse ha i capelli bianchi, perché è alto o perché è più simpatico, antipatico, una campagna elettorale che non mi piace in questi termini. Io l'ho portata avanti soltanto parlando di idee e progetti. E parlando, naturalmente, siccome stiamo valutando gli ultimi 10 anni dell'amministrazione, c'è qualcuno che ha voluto tornare indietro nel tempo alle calende greche parlando di un passato che non c'è più. Noi abbiamo voluto guardare al futuro, io ho guardato al futuro, ma purtroppo il confronto si è solo basato sul passato e questo naturalmente non mi è piaciuto. Leo Maroni. Sicuramente è cambiato dal punto di vista meteorologico. La partita tra il primo e il secondo turno eravamo a fine estate al primo turno, ora fa freddo e ci si sono messi sicuramente i social a riscaldare il clima anche troppo. Io voglio sdrammatizzare, perché in questa campagna elettorale mi hanno addirittura invitato a seguire il ballottaggio dal pronto soccorso con un'intimidazione gravissima nei confronti di un candidato sindaco, che è avvenuto da parte del segretario regionale di Forza Nuova, ma non ha scalfito assolutamente la mia motivazione, la mia determinazione a raccontare un'idea di futuro a questa città. Se vedete anche la mia pagina social, quella con cui comunico, noi abbiamo parlato di programmi, di proposte dall'inizio della campagna elettorale, proprio perché i cittadini devono votarci su questo, non sulle baruffe sui social, che, diciamoci la verità, sono anche attese, perché si sa che poi nel turno di ballottaggio gli animi si inaspriscono. Però io credo che bisogna riportare, spero, nelle ultime ore a parlare di programmi, e grazie per queste tante trasmissioni televisive che ci danno la possibilità di far emergere i punti di differenza tra i candidati e anche quali sono le proposte. E io quello voglio fare, perché voglio amministrare la mia città, la nostra città, per i prossimi 10 anni, e i cittadini devono sapere bene dove la nostra squadra vuole andare. Allora, si è completato il primo giro di 3 domande, 3 risposte, adesso invertiamo l'ordine di queste ultime, quindi alla prossima domanda di Rossano Orlando il primo a rispondere sarà ancora Leo Maroni. Rossano. Sì, voglio farvi la stessa domanda che ho posto ai candidati a sindaco di Vasto. Non so se siete a conoscenza che in alcuni comuni è stato istituito un osservatorio sulle coerenze, una sorta di gruppo di verifica su quelle che sono poi le promesse che vengono fatte in campagna elettorale, proprio nato in vista delle elezioni. Che cosa ne pensate di questa iniziativa? Marongiu. Addirittura nel nostro tavolo programmatico, quando stavamo lavorando sul programma, avevamo inserito questa proposta, ossia il garante della coerenza programmatica. Secondo me può essere un'idea, ma il più garante di tutti sono sicuramente i cittadini, che poi staranno lì ovviamente a controllare, a verificare rispetto alla soluzione dei problemi e soprattutto rispetto alle cose che stiamo dicendo in queste campagne elettorali, che poi devono essere mantenute. Io credo molto nel fatto che bisogna assumersi degli impegni precisi in campagna elettorale. Io ho parlato del primo impegno, che è un impegno di metodo, quello dell'ascolto, ossia essere presente laddove ci sono i 100 problemi della nostra città, senza fare promesse fantasmagoriche. Anzi, questo turno di ballottaggio mi ha dato la possibilità di fare proposte più puntuali, più precise, che voglio ovviamente rispettare nei primi 5 anni del nostro mandato e che penso poi nel corso della trasmissione avremo modo di presentare. Paolini. Ma la domanda mi fa tornare in mente un politico abruzzese che io ho conosciuto e sempre apprezzato, nella persona di Nino Sospiri, pescarese, il quale una volta nel venirmi a trovare mi disse: non fare mai promesse che non puoi mantenere. E questo è stato il filo conduttore del mio modo di essere all'interno della pubblica amministrazione. Le campagne elettorali, seppur
qualche volta naturalmente rischiando che qualche persona ti chiede, ti promettere, io non l'ho mai fatto. Non lo ritengo giusto, non lo ritengo opportuno fare promesse che poi non si possono mantenere. Io sono stato molto concreto, sia nella prima fase della campagna elettorale che anche in questa seconda fase, praticamente precisando che sono 10 anni che non faccio l'amministratore di questa città e nessuno può togliermi il gusto o anche il piacere di verificare prima i conti del Comune di Lanciano e poi agire di conseguenza. Perché fare promesse dicendo a destra e a manca faremo, diremo, metteremo i bonus o quant'altro, senza sapere neanche se poi si possono fare, perché dal punto di vista finanziario il Comune potrebbe anche non poter fare una cosa del genere, secondo me le promesse sono campate in aria e purtroppo dal centro-sinistra di promesse ne sono uscite tante, specialmente nell'ultima fase della campagna elettorale. Allora, siamo alla prima delle nostre due pause. Io intanto mi complimento con i due candidati. Non è mai suonato il cicalino, vuol dire che siete stati perfettamente nei tempi. Ormai siamo rodati, direttore. E anche incisivi. Bene, perché oltre i 2 minuti, come dico spesso, a volte i voti si comincia a perderli quando si parla troppo. Grazie. Ci fermiamo per la prima pausa. Tra poco torneremo in studio per la seconda fase della nostra tribuna, del nostro faccia a faccia. Siamo tornati dal cinema maestoso di Lanciano a sentire a confronto le posizioni e le opinioni dei due candidati sindaci della città che si sfidano al ballottaggio, incalzati dalle domande di Rossano Orlando del Centro. Andiamo avanti, Rossano, un'altra domanda. Sì, due grandi temi che affrontiamo spesso sul nostro quotidiano sono la sanità, quindi collegata all'ospedale Renzetti di Lanciano, con quella che è stata sempre la sua vocazione e quello che sarà il futuro nell'erogazione dei servizi, e anche il lavoro che non c'è, con alcune vertenze importanti che cominciano a porsi anche in questo territorio, che non dimentichiamoci è una sorta di punto di riferimento anche per la Val di Sangro. Eppure un sindaco dovrebbe puntare a migliorare quella che è la qualità della vita dei propri cittadini. Quindi, parlando di sanità e di lavoro, che cosa intendete fare? Marongiu. Sì, puntando sulla qualità della vita, ma partendo dalla difesa ovviamente dei servizi essenziali della nostra città. E io sono molto preoccupato, e lo dico, dall'ultimo verbale del tavolo di monitoraggio del Ministero, che addirittura declassa l'ospedale di Lanciano da DEA di primo livello, ossia un ospedale che ha reparti, a pronto soccorso. È grave questa situazione, spero che sia un errore, spero che venga smentita, ma nel frattempo io da sindaco incalzerò immediatamente la Verì, incalzerò immediatamente Shell su questa questione, perché Lanciano non può permettersi di veder declassificato l'ospedale Renzetti. E poi il secondo macro tema, il lavoro. Il lavoro, bisogna che ci sia un'attenzione precisa, principale, da parte del comune più grande della Val di Sangro, come quella di Lanciano. Bisogna inserirsi nel contratto istituzionale di sviluppo. Bisogna inserirsi sui tavoli che sono già stati attivati al Ministero del Lavoro, al MISE, perché è troppo importante per noi creare le condizioni non solo per salvaguardare il lavoro in Val di Sangro, ma addirittura per farlo sviluppare. E da questo punto di vista tutti i sommovimenti che stanno venendo fuori dai sindaci e dalle comunità locali sono serviti in questo momento ad avere delle risposte da Stellantis, ma su quello noi dobbiamo continuare a battere. Salute e lavoro sono i cardini della nostra proposta politica e del nostro impegno. Paolini. Ma ieri sera è stato con noi il Presidente della Regione Abruzzo e ha smentito categoricamente quello che è stato detto anche oggi, ma era stato ripetuto ieri, sull'ospedale di Lanciano. L'ospedale di Lanciano è un DEA di primo livello. Nel provvedimento fatto dalla Regione Abruzzo sono aumentate le unità operative complesse da 11 a 16. E i posti letto vengono aumentati, è evidente che bisogna intervenire anche sull'ospedale in determinate situazioni. E la Regione Abruzzo, per evitare di violare una sorta di par condicio istituzionale per correttezza, non ha inaugurato la nuova TAC a Lanciano e lo farà dopo la campagna elettorale. Alla fine della campagna elettorale ci sarà la nuova TAC a Lanciano, ricordando che l'attacco rigenerata era andata a finire a Vasto per una sorta di polemica continua che non finisce mai tra la direzione generale e il sindaco Pupillo, il quale non ha saputo dialogare con la ASL, ma ha soltanto avuto un confronto scontro
Noi sicuramente, io personalmente l'ho dimostrato in passato e lo farò anche in futuro se i cittadini ci daranno la loro fiducia, un confronto leale, corretto con la direzione generale, al di là del colore politico della direzione, nell'interesse esclusivo dell'ospedale. Per quanto riguarda il lavoro, c'è stato un importante tavolo a Roma, lo sapete meglio di me, con il ministro Giorgetti, il ministro Orlando, i sindacati nazionali. Stellantis ha garantito che non ci sarà nessun trasferimento di produzione in Polonia, quindi da questo punto di vista in questo momento siamo tranquilli, ma naturalmente bisogna vigilare sulla Val di Sangro, una delle più grandi realtà industriali del nostro territorio, un terzo del PIL della provincia di Chieti si fa in Val di Sangro, è evidente che il sindaco Lanciano, così come gli altri sindaci del territorio, devono concertare azioni concrete a tutela dei posti di lavoro e naturalmente far sì che ci sia anche opportunità di crearne altre. Faccio una domanda io a questo punto che un po' si ricollega a quelle precedenti perché stiamo entrando nel merito dei temi. La domanda si riferisce al PNRR perché è una fase in cui occorre una rapida e incisiva progettualità anche da parte degli enti locali. Non è la lista della spesa, non è il libro dei sogni, ma servono progetti concreti che possono avere finanziamenti. Ma bisogna per esempio saper puntare su un progetto per una città come Lanciano. Nel vostro programma elettorale qual è il progetto che ha una cantierabilità, che ha una fattibilità immediata, che può essere quello identitario della città di Lanciano da candidare ad acquisire questi finanziamenti così importanti ma anche così rapidi? Marongio. Sì, mi voglio rispondere a una cosa inaudita che ho sentito prima, cioè ci viene raccontato il fatto che la TAC non viene messa all'ospedale di Lanciano perché c'è la campagna elettorale. Ma siamo matti? Ma le persone non stanno ad aspettare la campagna elettorale per essere guarite, per poter usufruire di mezzi diagnostici. Ma questa è una cosa gravissima che sto sentendo solo ora e mi ci viene la pelle d'oca per tutte le battaglie che sono state fatte sull'ospedale nel corso di questi anni. La TAC deve essere messa subito, oggi, anche domani. Ma invito veramente Shell e Laverì, ma stiamo scherzando? I cittadini non possono aspettare i tempi della campagna elettorale, i tempi della politica per avere delle risposte di buona sanità ed un TAC che stiamo aspettando da 2 anni. È una cosa gravissima. E mi viene anche, diciamo così, difficoltoso rispondere alla domanda sul PNRR perché veramente rispetto a questa risposta veramente servirebbero degli approfondimenti effettivi. Sul PNRR, certo, il primo problema del comune di Lanciano credo che deve essere affrontato con mezzi e finanziamenti superiori a quanti non possa avere il comune o la regione, è quello del dissesto idrogeologico. E quello è il problema, cioè è inutile pensare a cosa c'è sopra Lanciano se non interveniamo sul sottosuolo. Quello è un'altra delle grandi priorità, delle grandi questioni che devono occupare le notti, i giorni di un amministratore di Lanciano. Grazie. Paolini. Beh, tranquillizzerei l'amico Marongio sulla TAC. In realtà la TAC non è che si monta come una sedia o una poltrona in casa. La TAC ha bisogno di essere preparata. L'ambiente è complesso, naturalmente abbiamo la certezza che ci sarà questa TAC ritardata per colpa dell'amministrazione comunale di Lanciano che ha rinunciato a una TAC rigenerata. Quindi non c'è nessun problema sul quale crearsi con enfasi una situazione che invece è normale. Per quanto riguarda il PNRR, mi fa piacere che venga fatta questa domanda, perché in realtà io negli ultimi 10 anni non ho amministrato e non troviamo nessun progetto in questo momento che possa essere inserito all'interno del PNRR. Il Comune di Lanciano non ci lascia assolutamente niente, dobbiamo creare dal capo tutto. Voglio ricordare che, faccio un piccolissimo esempio, a gennaio 2021 è uscito dal Ministero degli Interni un bando per la rigenerazione urbana, 8 milioni e mezzo di euro, il Comune di Lanciano a giugno scadevano le domande, non ha partecipato a niente, quindi di progetti non ne troviamo. Dobbiamo correre, per questo ci vuole molta esperienza per correre e preparare progetti. È uno che si può fare immediatamente, in questi giorni ci sono gli avvisi per l'edilizia scolastica, sempre nel PNRR, concertare le linee guida con la Regione Abruzzo, la quale Regione sta già chiedendo di dare i nomi per gli staff da inserire nel PNRR. Questa lettera è arrivata al Comune di Lanciano già oramai da 10-15 giorni, ma a quanto mi consta il Comune di Lanciano non ha risposto a nessuna di queste lettere che ha fatto la Regione Abruzzo, per cui abbiamo necessità di
insediarci immediatamente, sempre se i cittadini ci daranno fiducia, per poter attivare qualche cosa che purtroppo è mancata negli ultimi anni. Nuova inversione dell'ordine delle risposte alla domanda di Rossano Orlando. Sì, vi chiedo quali sono secondo voi le priorità infrastrutturali di cui ha bisogno questo territorio, facendo un riferimento però anche al sistema regionale, con un punto di riferimento a quella che è la struttura regionale. Si è parlato tanto anche di strada di collegamento con la Val di Sangro, ci sono altre importanti strutture, infrastrutture di cui questo territorio ha necessità secondo voi? Ancora Paolini. Noi abbiamo perso molte occasioni. L'occasione fondamentale, perché negli ultimi anni abbiamo avuto anche il sindaco presidente della provincia. Guardate com'è la strada per andare a Guardia Grele e vi rendete conto che tipo di intervento non è stato fatto dal presidente della provincia. Guardate la strada che va verso Poggiofiorito e vi rendete conto che siamo rimasti chiusi da Poggiofiorito. Guardate la Val di Sangro, 10 anni, il progetto lasciato nel 2011 dall'allora presidente della provincia non è stato attuato per niente. E io non so, siamo rimasti isolati da tutto e da tutto. Quest'anno dice che hanno portato con un bussino elettrico i turisti dalla costa di Trabocco verso Lanciano. Non può che farmi piacere questo, ma non è con i bussini turistici che si risolve il problema della viabilità. Abbiamo un grande problema di viabilità verso l'autostrada, negli ultimi anni non è stata presa in nessuna considerazione. La costa di Trabocchi, grandissimo successo, però è evidente che se non investiamo su questa pista ciclopedonale, che potrebbe portare ancora anche verso la nostra città il grande successo che c'è stato sulla costa di Trabocchi, perdiamo soltanto del tempo. Lanciano è inutile che se la prendano gli amici del centro-sinistra, è rimasta isolata negli ultimi 10 anni. Non si è concertata neanche la strada che collega Follani con Castelfrentano. Basta andare a parlare con gli amministratori di Castelfrentano, che non sono stati neanche ricevuti dall'amministrazione comunale. Chi conosce San Nicolino, Follani e Marcianese sa benissimo che questa situazione è una situazione oramai incancrenita, ma che sicuramente cercheremo di risolvere a brevissimo. Marongiu. Io credo che chi è rimasto isolato in questi anni nelle sue proprietà di Corso Trento e Trieste è l'ex sindaco Filippo Paolini. Ci sono almeno 15 progetti già presentati per il Recovery Fund che abbiamo già presentato alla stampa, addirittura il progetto prevede anche la strada per Poggiofiorito. Sulla rigenerazione urbana abbiamo risposto con il bando per Olmo di Riccio. Io cado dalle nuvole a vedere quanta poca informazione ha l'ex sindaco Paolini e come possa proporsi di candidarsi, a proporsi a guidare la città di Lanciano senza questi elementi basilari. Rispetto al sistema generale, regionale, sono 3 le partite secondo me più importanti per il comune di Lanciano. Una già si sta avviando e si sta realizzando, la Fondovalle Sangro. La Fondovalle Sangro venne richiesta addirittura da Marchionne nel 2006 al 25° anno della Sevel. Poi ci sono 2 grosse partite, una che deve affrontare la regione, il sistema portuale, bisogna decidere quale hub debba esserci tra Ortona e Vasto, perché dobbiamo dare una risposta immediata alla Val di Sangro, alla produzione. E poi è importante infrastrutturare meglio il centro di Saletti. Guardate che arrivano 70.000 carri dalla Sevel verso l'Italia, verso l'Europa per il commercio merci, e quella posizione di Saletti non funziona più, è troppo piccola, troppo angusta, non riesce a rispondere a questo carico di merci, ma lì dobbiamo intervenire. Poi c'è un sogno, un'utopia, che non è un progetto, è un'utopia, che però mi piacerebbe vagliare nei prossimi anni, come studio quantomeno, ossia riprendere un vecchio progetto, quello di collegare la stazione di via Bergamo a Saletti, dando uno sfogo ferroviario dalla Val di Sangro, rimettendo Lanciano al centro. È solo uno studio che mi piacerebbe riprendere, anche perché la Sangritana nacque proprio come un'idea progettuale nell'Ottocento e poi si è realizzata. Altra domanda di Rossano Orlando. Sì, centro storico, centro urbano e contrade. Come intendete bilanciare gli interventi in queste 3 realtà importanti del territorio senza lasciare indietro nessuno? Paolini. Beh, non me ne voglia l'amico Marongiu, ma quando parla sembra che lui sia vissuto all'estero negli ultimi 10 anni. Ha fatto il Presidente del Consiglio negli ultimi 5 anni, è stato capogruppo del Partito Democratico nei precedenti 5.
Diremo, faremo un grande sogno. Mi sarebbe piaciuto che qualcosa si fosse realizzato negli ultimi 10 anni. Nel centro storico, vedete, cari concittadini, c'è una situazione di degrado assoluta. Penso che su questo ci sia poco da controbattere, perché da Palazzo Berenga, abbandonato dopo che alcuni anni fa fu ripreso da una persona che aveva degli oggetti lì dentro, e per farci una pinacoteca, e non è stata neanche pensata ma non fatta. Palazzo Lotti, uno dei più bei palazzi di Lanciano, messo in vendita, già quello poteva essere uno spazio culturale da ristrutturare. L'ex Del Giorgio, grandi idee, grandi progetti, ma nessuna cosa concreta. I funai non ne parliamo, naturalmente parlo a persone che conoscono il nostro centro storico. In questi giorni, negli ultimi minuti, è stato firmato, dicono, un contratto per questo benedetto ascensore del parcheggio sotto le RIP, parcheggio che è stato per anni e anni abbandonato. E se a questo ci uniamo che nessun vico del centro storico è stato mai ristrutturato e mai restaurato, basta fare un giro. Io gli invito i concittadini, fatevi un giro per il centro storico, poi vedete che cosa c'è rimasto, dalla Sala Mazzini a Via Corsia, con un buco che è 4 anni che non si riesce a chiudere, la Sala Mazzini chiusa da 3 anni, che oramai è inservibile, andrebbe ristrutturata. Per non parlare poi del parco, dove noi abbiamo investito 2,5 milioni di euro, abbandonato totalmente, è diventata una discarica a cielo aperto, dopo un bellissimo intervento per il quale ci sono le fotografie dell'epoca, per l'inaugurazione dell'epoca. Questo è il centro storico, caro direttore, purtroppo è stato abbandonato e non può essere certo ripristinato con una bacchetta magica. Marongio. Vedo un po' nervoso l'ex sindaco anche su questo, lo voglio rassicurare sugli interventi che sono stati fatti anche negli ultimi anni. Vedete, la differenza dei primi 10 anni in cui è stato sindaco lui e i successivi 10 è che noi abbiamo realizzato le cose che loro mettevano in programma, nei programmi elettorali del 2001 e del 2006, che vi invito a vedere. C'era il rifacimento di Via dei Frentani, c'era la ristrutturazione di Porta San Biagio e c'era l'ascensore e il parcheggio alle Ripe. Se andiamo a vedere, la pavimentazione su Via dei Frentani è stata fatta, Porta San Biagio uno splendore, e vi invito anche i cittadini abruzzesi, non solo quelli lancianesi, a venirle a vedere. E finalmente giorni fa abbiamo firmato il contratto per l'ascensore alle Ripe di Civitanova Sacca. Lanciano Vecchia si è sviluppata grazie all'ascensore a Via Perfrisa, che ha dato la possibilità di liberare la bellezza da quel luogo, e noi svilupperemo il quartiere di Civitanova Sacca, dove abito tra l'altro, proprio partendo da un'infrastruttura fondamentale. E poi proseguiremo perché bisogna liberare Santa Maria Maggiore dalle auto, proseguiremo perché bisogna mettere mano, sì, lì sì, ai rifacimenti dei vichi, della sacca e dei bastioni, ma dopo questo grande investimento di oltre 1 milione di euro per un'opera infrastrutturale fondamentale, l'ascensore alle Ripe di Civitanova Sacca. E poi ovviamente informo anche che il palazzo di Palazzo Berenga di cui parla è stato affidato da lui abusivamente a una persona che l'aveva riempita di situazioni che erano diventate anche molto pericolose. I residenti erano molto preoccupati perché poteva essere una questione anche a rischio di incendi per tutto il quartiere, e noi abbiamo liberato dall'abusivismo quella struttura. Quindi c'è tanto da fare, ma con un po' di onestà intellettuale. Allora, abbiamo un'altra domanda da Rossano Orlando, sempre per i due candidati, poi ci fermeremo. Facciamo finta che questa città non abbia mai avuto una sua storia, ripartiamo da zero. Quale sarebbe la vocazione che vorreste dare a Lanciano per i prossimi 5 anni durante il vostro mandato da sindaco? Paolini. Ma sicuramente la nostra, facciamo finta, è impossibile fare finta, la nostra vocazione è una vocazione prettamente commerciale, lo era da lontano, dalle tempi delle fiere, e naturalmente oggi il mondo si è trasformato, non puoi pensare a una città solamente con vocazione commerciale. Ci sono servizi, ci sono tante attività, e purtroppo corriamo il rischio, e questa è una cosa della quale purtroppo in campagna elettorale si è parlato poco, ma voglio dire, io faccio l'avvocato di mestiere, il tribunale è una grande realtà, è un grande presidio di legalità, e se vogliamo avere certezze, se vogliamo dare sicurezza, dobbiamo continuare a lottare. Iniziato tanti anni fa, il tentativo di chiudere il tribunale di Lanciano, una volta il tribunale di Lanciano aveva anche competenze sul territorio di Orsogna, quindi immaginate un po'.
e su queste grandi battaglie si dovrà continuare, ma è evidente che là si potrà continuare soltanto lavorando tutti insieme, trasversalmente dal punto di vista politico, perché le decisioni vengono assunte a Roma e al di là delle manifestazioni, degli incontri che si fanno a Lanciano, bisogna avere forza all'interno del governo nazionale trasversalmente, non soltanto una forza politica. Quindi ripeto, questa vocazione commerciale deve essere implementata, ma chiaramente se si fanno le multe anche a chi mette dei piccoli vasi davanti all'attività commerciale, se si pensa di pedonalizzare tutta la città in questo momento che sta soffrendo dopo questo momento di questa maledetta pandemia, dal punto di vista commerciale è dura fare questa affermazione, perché è necessario fare tanto altro che non siano i bonus, vedete, perché sono convinto che non è con i bonus che si risolve il problema del commercio. D'altronde anche la lotteria dei tickets è fallita in Italia. Bisogna attivarsi affinché si possa creare situazioni di commercio. Leo Marongiu. Lanciano naturalmente deve essere una piattaforma logistica a servizio di tutto il comprensorio. E quindi quando parlo di piattaforma logistica parlo della difesa dei servizi principali. Abbiamo parlato prima dell'ospedale, parliamo ovviamente del tribunale. Il tribunale dobbiamo batterci per ottenere la proroga che ne scongiuri la chiusura, e sono contento l'altro giorno di aver affidato questo pezzo di lavoro al segretario del Partito Democratico, che è venuto a darmi solidarietà per i recenti fatti e che rappresenta ovviamente un'importante figura istituzionale. Ho chiesto a lui di attivarsi insieme a tutti, perché è una battaglia che deve essere condivisa da tutti per portare in porto la salvezza del nostro tribunale. E dopodiché la missione di Lanciano è quella cultura, fiere e commerci. Beh, questa è la storia della nostra città. Quindi continuare a investire sulla cultura, soprattutto sul recupero di spazi degradati che possiamo riconsegnare alla collettività, alla fruibilità di tutti, e poi il commercio. Guardate che sul commercio, se vogliamo andare avanti, dobbiamo prendere anche misure coraggiose. Non possiamo pensare che le ricette di 20 anni fa siano attuabili oggi. Noi dobbiamo con coraggio puntare sugli eventi che possiamo fare anche a Villa delle Rose per portare indotto e persone nella città di Lanciano, e investire sulla bellezza. Quando io parlo di estendere le aree di pedonalizzazione per il commercio, insieme ovviamente ai commercianti, dico, riconsegniamo alla città, alle famiglie, spazi di vivibilità dove a Lanciano si possa sostare e non solo transitare, perché sostando ci si può innamorare anche degli esercizi commerciali. E quindi deve essere un puzzle che mettiamo insieme: mobilità sostenibile, commercio, cultura, battaglia sui grandi temi. Solo così potremo dare futuro e prospettive, specie ai più giovani, alla nostra città. Bene, allora l'ultima pausa, poi torneremo per il rush finale di questo faccia a faccia Paolini Marongiu per la corsa a sindaco di Lanciano. A tra pochissimo. Siamo tornati al Cinema Maestoso di Lanciano per il rush finale del confronto proprio sull'ultima ora della campagna elettorale tra i due candidati sindaci. Un'altra domanda di Rossano Orlando del quotidiano Il Centro per Marongiu e Paolini. Sì, avete un'idea di come saranno composte le vostre giunte alla luce non soltanto degli accordi fatti per arrivare al ballottaggio, ma anche perché bisognerà comunque premiare i candidati e le forze politiche che fanno parte della vostra coalizione e che hanno portato voti ovviamente allo schieramento. Se ci potete dare qualche anticipazione. Marongiu. Caro Rossano, io l'idea ce l'ho. Però come gli allenatori che non svelano la formazione prima della partita, non te la posso dire, non la posso comunicare ovviamente ai cittadini. L'idea ce l'ho, perché io voglio immediatamente dopo le elezioni mettermi al lavoro. Ovviamente garantirò la rappresentatività di tutti quelli che si sono impegnati in questa campagna elettorale. Ovviamente dovremo garantire la parità di genere, giustamente, anche perché sono contento che tante donne abbiano avuto tanto consenso. Parlo di Dora Bendotti, Maruska Miscia, Rita Ruffo, ma anche dei consiglieri comunali donne, come la new entry Ambra di Corinto, la maestra Ambra, oppure Giulia Di Martino, Elisabetta Merlino. Insomma, tante donne hanno avuto consensi, quindi sarà importante dare un ruolo che si sono meritati sul campo le donne all'interno della squadra di governo. E poi mi piacerebbe anche addirittura che una donna potesse anche ambire ad un ruolo istituzionale,
importante. La squadra poi la faremo immediatamente dopo le elezioni, però devo dire che ho le idee ben chiare, però siccome io voglio esercitare una leadership collettiva, ovviamente confronterò le mie idee con tutte le liste e tutti i gruppi che si sono candidati e che ci hanno messo la faccia in questa campagna elettorale e che stanno continuando a metterci entusiasmo fino all'ultimo momento. Paolini, qualche anticipazione? Solo in questo caso sono d'accordo con il collega Marongio, perché sì, in realtà anticipazione di nessun tipo. Anch'io, mi pare logico che uno che si candida a gestire e a diventare sindaco debba avere le idee chiare, altrimenti non mi sarei neanche candidato. Mi fa piacere che nel Consiglio Comunale con noi entrano 8 persone totalmente nuove. L'avevo detto all'inizio della campagna elettorale di coniugare esperienza e rinnovamento. I cittadini hanno inteso questo messaggio, è avvenuto così. Penso che per ambedue gli schieramenti ci sarà una presenza femminile molto forte, per cui la cosa non può che farmi piacere. Non lo dico così per fare retorica o dell'ipocrisia, insomma. Nelle mie giunte scorse ho sempre avuto delle donne in giunta. Quando le cose non hanno funzionato ho anche rimosso qualche assessore dall'incarico, per cui penso di aver dimostrato in passato una determinazione tale che in questo momento la cosa sulla quale sono concentrato è il ballottaggio 17-18 ottobre, il resto si vedrà dopo, anche se, ripeto, io ho già le idee chiare. Rossano, noi ci abbiamo provato in qualche modo, non è che, poi voglio dire, gli allenatori è vero che nascondono la formazione, ma non è che in questo caso la nascondono per la squadra avversaria, ma la nascondono perché magari chi rimane in panchina ci rimane male. Altra domanda. Sì, volevo chiedere la prima azione, proprio la primissima azione che ciascuno di voi farà una volta eletto sindaco e soprattutto i primi problemi da affrontare nei primi 100 giorni di amministrazione. Marongio. Una cosa che mi sta a me molto cara è il contrasto alle barriere architettoniche e quindi una delle prime cose è mettere mano ovviamente a un piano organico, a una progettualità, ad una ricognizione nella città delle zone più difficili da un punto di vista appunto di accessibilità pedonale per i diversamente abili, per gli utenti più fragili. Quello sarà il primo impegno concreto, ovviamente, che accompagnerò a tutte le cose che ci siamo detti prima, perché io effettivamente chiamerò la Verie Shell a relazionarmi sia sullo stato delle cose dell'ospedale e anche per affrontare un'altra questione, senza polemica, ma la dobbiamo affrontare, ossia quello dello spostamento del lab vaccinale alla fiera, perché è necessario restituire alle società sportive il Palamasciangelo. Convenzioni, non convenzioni, termini di scadenza, lo affronteremo da persone per bene, con una cortesia e garbo istituzionale, ma per risolvere quella questione. E poi ovviamente chiamerò il ministro Orlando per andare da lui e per affrontare, come ho detto prima, la questione del lavoro, per vedere a che punto è lo stato dell'arte direttamente della questione con Stellantis, a che punto è il confronto con l'Unione Europea per cambiare le modalità di accesso alle agevolazioni per gli investimenti nella Val di Sangro. C'è tanto da fare, però queste sono le prime cose che tratterò dopo aver vinto le elezioni. Ovviamente se i cittadini mi accorderanno la loro fiducia. Filippo Paolini. Sì, io ritengo opportuno, l'ho detto in passato, la prima azione da fare è verificare la reale capacità finanziaria del Comune di Lanciano. Questo lo dico perché nel 2012 la Corte dei Conti, sezione Abruzzo, fece una verifica sulla capacità finanziaria del Comune di Lanciano e non c'è nessuna osservazione. Chi non ci crede può andare a leggere la relazione del 2012, che era l'anno successivo, pochi mesi successivi alla chiusura del mio mandato. Con grande preoccupazione invece ho letto la relazione della Corte dei Conti, sezione Abruzzo del 2019, quindi aspettiamo anche la successiva, nella quale si stigmatizza troppo il ricorso eccessivo all'anticipazione di tesoreria, i debiti fuori bilancio che qualsiasi persona vista a Lanciano sono un record veramente in assoluto in tutta Italia, per cui è chiaro che per poter fare promesse, per poter parlare di qualcosa, bisogna conoscere la capacità finanziaria del nostro comune e questo va fatto immediatamente, prima della fine dell'anno. Per quanto riguarda la fase successiva, questo nel giro di
pochissimi giorni, naturalmente la macchina amministrativa. Se il degrado di cui ho parlato prima, se è avvenuto, è perché qualcosa non ha funzionato nella struttura. La struttura bisogna dialogare, bisogna incontrarla, bisogna capire dove stanno i punti deboli, naturalmente investire sui punti forti della struttura, perché il Comune di Lanciano ha delle professionalità anche importanti all'interno del personale, sia dirigenziale che personale amministrativo normale, e su questo naturalmente è un lavoro che va fatto nel giro di pochi giorni, perché altrimenti pare troppo semplice dire richiudiamo via Corsea. Se non capisci perché è avvenuto quel problema, chiaramente, ribadisco sempre, io negli ultimi 10 anni non l'ho amministrato. Per quanto riguarda l'Hub, consiglierei al consigliere Malongi di leggere la convenzione. Bene, allora siamo all'ultima domanda di merito, poi avremo l'appello finale, reinvertiamo per le ultime due. Domanda di Orlando a Paolini per primo. Sì, spesso si assiste a tante iniziative che nascono spontanee e che sviluppano perché c'è una carenza anche di risposte istituzionali. Cosa intendete fare per avvicinare di più i cittadini al palazzo e alla politica, e quindi affinché si possano prendere decisioni con il coinvolgimento maggiore dei residenti sul vostro territorio? Paolini. Ma io penso di averlo già dimostrato, questo è uno dei pochi casi nel quale parlo del passato. La porta della Camera del Sindaco durante la mia precedente amministrazione è stata sempre aperta. Ho ricevuto quasi sempre senza appuntamento, soltanto specificando gli orari. Ho girato in questi giorni le contrade e ho sentito da parte delle contrade, prima direttore lei ci ha fatto una domanda sulle contrade, su questo non ci siamo pronunciati nessuno, la mancanza di rapporto con la pubblica amministrazione, la necessità di poter interloquire in primis con il sindaco e poi con la struttura. Loro propongono, dopo 10 anni di amministratore, di costituire una consulta delle contrade. In realtà le contrade non hanno bisogno di consulte, le contrade hanno bisogno di essere ascoltate in loco. Noi investiamo molto sulle strutture ex scuole per poter fare degli spazi di aggregazione. Dove non ci sono questi spazi, comunque all'interno anche di abitazioni, io sono stato in tanti posti ad ascoltare le persone. Questa capacità di ascolto è necessaria, però è anche evidente che non basta la capacità di ascolto, ma bisogna anche avere le idee chiare per fare una sintesi delle cose che si ascoltano, perché altrimenti si corre il rischio di andare avanti a promesse e promesse e non realizzare assolutamente niente. Nelle nostre contrade non è che si chieda che la luna nel pozzo, ci sono richieste anche piuttosto semplici, alle quali però purtroppo negli ultimi tempi si è sfuggita, e naturalmente loro chiedono questo grande dialogo. Ripeto, ribadisco, la disponibilità, saper ascoltare è fondamentale per un amministratore. Marongiu. Devo una risposta, perché comunque saremo consiglieri comunali, a prescindere da come andranno le elezioni. Il Comune ha ridotto l'indebitamento dai 30 milioni di euro, quando ce l'aveva lasciato lui, a 28. Abbiamo un Comune che è talmente sano e virtuoso a livello economico che ha azzerato l'anticipazione di cassa negli ultimi anni. Ricordo quando entrammo noi nel 2011 eravamo quasi a rischio nel pagare gli stipendi per l'anticipazione di cassa che ci avevano lasciato. E poi un dato è fondamentale per i nostri fornitori, per chi lavora: dai 60 giorni di pagamento verso i fornitori dell'amministrazione Paolini siamo arrivati a 29 giorni. Questo perché? Perché il bilancio è sano, è virtuoso, è in equilibrio. Abbiamo aumentato le fasce di esenzione per il pagamento dell'IRPEF, 911 cittadini non pagano più l'IRPEF. Insomma, il nostro comune è un comune virtuoso, e quindi chi lo amministrerà si troverà nelle condizioni migliori per poter far partire da subito le cose che stiamo dicendo. E per quanto riguarda l'abbattimento del rapporto con i cittadini, ossia l'abbattimento delle distanze, voglio usare uno slogan, dico a tutti: non datemi del lei, datemi del Leo. Io voglio essere il sindaco di tutti, il sindaco che sta tra la gente, il sindaco che va a recuperare anche il rapporto con le contrade, perché se lì abbiamo mancato in questi anni, e io voglio fare anche autocritica, perché quando amministri per 10 anni sai dove anche hai mancato, beh, io voglio recuperare quel terreno perduto, non nei fatti,
perché ci sono stati fatti anche nelle contrade, ma nei confronti delle presenze, e quindi non datemi del lei, continuate a darmi del Leo, io sarò con voi, con ognuno dei 35.000 cittadini lancianesi per i prossimi anni. Allora, siamo al momento degli appelli conclusivi, conclusivi davvero di tutto, perché siamo tra poco anche alla mezzanotte in cui si chiudono i comizi elettorali, inizia la giornata di riflessione. Ultimi due minuti per guardare negli occhi i vostri concittadini, i vostri elettori, e dire magari qualcosa che finora non avete potuto dire rispondendo alle nostre domande, oppure che in questa campagna elettorale è rimasto ancora un tema che vi sta a cuore e che probabilmente è passato in secondo piano. L'appello conclusivo di Filippo Paolini. Ma se parliamo di temi sui quali ci siamo confrontati poco, sicuramente la disabilità, tutto ciò che riguarda il mondo della solidarietà, forse è passato, non so, per colpa nostra o per colpa di altri, un po' in sottotono. In realtà il capitolo più importante del nostro programma elettorale riguarda proprio la solidarietà. La solidarietà a 360 gradi nei confronti di persone, gli anziani, i giovani, quei giovani che sono stati messi in margine durante la pandemia, che hanno vissuto situazioni di solitudine, lo stare a casa senza poter andare a scuola. Ecco, queste sono situazioni sulle quali bisognerà intervenire, perché naturalmente la solitudine è la cosa peggiore che ci possa essere all'interno di una città. Naturalmente il 17 e il 18 ottobre si vota e si torna al ballottaggio. Noi auspichiamo che i nostri concittadini ci diano la fiducia, che penso di poter dire ci siamo meritati non solo in queste settimane, ma ci siamo meritati anche per la nostra storia. Vedete, amministrare una città non è mai molto semplice, ha bisogno di passione, di determinazione, di voglia di fare, ma è necessario anche quell'esperienza che porti la città ad uscire da una situazione di degrado, da una situazione di stallo, da una situazione di isolamento. Ecco perché quando ho parlato di esperienza e rinnovamento non l'ho detto casualmente, l'ho detto perché sono convinto. Per poter agire immediatamente bisogna sapere che cosa fare. Non si può andare avanti con consulte e bonus, perché altrimenti si corre il rischio di perdere soltanto tempo. Voglio ricordare ai nostri concittadini che di tempo ce n'è pochissimo, perché quest'anno si vota a ottobre, si sta votando ad ottobre, il 2021 è finito, il 2026 arriva rapidamente, ci sono 4 anni e mezzo, e in questi 4 anni e mezzo dobbiamo correre per portare Lanciano fuori dal suo stallo. L'appello conclusivo di Leo Marongiu. Passato e futuro, cambio generazionale, sindaco di tutti. Passato e futuro. I cittadini lancianesi saranno chiamati a scegliere tra due visioni completamente opposte. Se tornare a dare fiducia a un sindaco che è già stato sindaco tra il 2001 e il 2011, che ha già fatto il sindaco per 120 mesi e 3.600 giorni, oppure se investire sul futuro, mettere alla prova un nuovo sindaco per la nostra città. E guardate, non è questione di sinistra, destra o centro. Io penso davvero che se dovessimo aprire una nuova stagione di futuro, a trarne beneficio sarebbe anche la classe dirigente del centrodestra, che sarebbe chiamata, sì, a un profondo rinnovamento generazionale. Io sogno fra 5 anni di confrontarmi da sindaco di Lanciano con un candidato o una candidata quarantenne, 45enne del centrodestra. Vorrebbe dire aver fatto fare passi da gigante alla nostra città. E per quanto riguarda il sindaco di tutti, io non sarò il sindaco delle bandierine politiche, sinistra, destra o centro. Io voglio essere davvero il sindaco di tutti, perché quando sei sindaco sei padre di tutta la città. E per me non costituiranno più un problema gli schieramenti politici, anzi saranno una grande opportunità, e anzi sarò ancora più invogliato a cercare consenso anche a chi non ce lo darà domenica e lunedì prossimo. Io voglio esercitare il mio ruolo da sindaco con motivazione, con determinazione, ma con grande generosità politica. Un sindaco nuovo per tutti. Grazie anche a Leo Marongiu. Allora, con Rossano Orlando dichiariamo ufficialmente chiusa la campagna elettorale, non chiuso il nostro lavoro, perché al di là del fatto che chi si è messo in visione soltanto da poco, domani troverà sul quotidiano Il Centro ampio resoconto di questo faccia a faccia. Sì, Rossano, sì, sicuramente, vero? Domani facciamo
un buon articolo di apertura della pagina di Lanciano e, se me lo consenti direttore, volevo ringraziare le colleghe Teresa Di Rocco e Daria De Laurentiis che hanno seguito la campagna elettorale sia nel primo turno che nel ballottaggio con grande professionalità e anche con la dovuta equidistanza che poi ci si impone in questi tempi. Quindi bene, domani daremo conto anche di questo. Ecco qui, abbiamo la stretta di mano, la possiamo immortalare? Assolutamente. Ecco qui, bene, bene. Chiusura all'insegna del fair play, c'è stata qualche tensione in queste settimane, ma ricordiamo, sono tensioni da social, sono due persone per bene, due persone che hanno grande senso delle istituzioni. Chiunque vincerà sarà, da questo punto di vista, credo, un sindaco che avrà una sua etichetta e una sua sicuramente misura nel guidare la città. Noi, dicevo, a proposito del nostro lavoro, ringrazio Andrea Di Fabio e Alberto Capo che hanno con me girato l'Abruzzo per tutte le tribune elettorali. Vi do appuntamento a lunedì prossimo, che sarà una giornata molto importante per Rete 8, perché inizieremo a parlare di elezioni, pensate, sin dal mattino, quando debutterà la nuova nostra trasmissione matinée curata e condotta da Paola De Simone, in cui parleremo naturalmente anche per quello che si potrà fare, perché le urne saranno ancora aperte, di elezioni, nuovo spazio a cui invitiamo tutti i nostri telespettatori, almeno per un po' di curiosità, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13:30 sulla nostra emittente, e poi per quel che riguarda l'informazione del nostro telegiornale alle 14 ci collegheremo con le città per seguire l'ultima ora di affluenza alle urne, dalle 14:45 lunedì sempre la maratona elettorale con collegamenti naturalmente anche da Lanciano. Grazie, adesso giornata di riflessione, in bocca al lupo ai candidati, a tutti, non soltanto a quelli di Lanciano ma a quelli anche delle altre città, e naturalmente la buonanotte a tutti voi.